ecco che numerosi attivisti si avvicinano proprio all'ingresso di quello che è il cantiere, come era stato fatto esattamente la settimana scorsa, quando si è scoperto che la trivella era arrivata appunto alle novaline di Mattarello. Sono in tanti e tante che con i loro corpi cercano di frapporsi alle forze dell'ordine, che invece stanno iniziando a spintonare via le persone che cercano di avvicinarsi. Il secondo blocco di attivisti notavo è riuscito a deludere la sorveglianza delle forze dell'ordine e passare oltre il cordone di polizia posto appunto alle vicinanze del cantiere. Un cantiere dove c'è una trivella da circa una settimana adibita allo studio diagnostico dell'area per la costruzione del progetto TAV. La polizia sta caricando gli attivisti che sono riusciti ad avvicinarsi quasi all'ingresso del cantiere. Hanno provato ad entrare, perché l'intenzione di tutti gli attivisti in Ottav qui presenti è quello di bloccare il lavoro di questa trivella, come era stato fatto la settimana scorsa, e impedire che appunto entri in funzione. Un'iniziativa fatta appunto per rallentare sempre di più e per rifiutare quello che è un grande progetto di devastazione ambientale che sta prendendo piede qui in Trentino. Dopo le cariche ci sono stati un fitto lancio di lacrimogeni per cercare di allontanare i manifestanti e cercare di respingerli oltre l'ingresso. Nonostante questo, 6 persone sono riuscite a passare oltre, sono riuscite ad entrare dentro il cantiere, e 2 di queste sono arrampicate sopra la trivella.